Recanati ha ospitato nei giorni scorsi il Recanati Comics, festival del fumetto che si è aperto con l'inaugurazione della mostra Bracci di Ferra di Sudario Brando negli spazi espositivi dei musei civici di Villa Colloredo. Il festival è stato promosso dall'Associazione Arcadia in collaborazione con l'amministrazione comunale e la collaborazione del Sistema Museo. Per 3 giorni Recanati è diventata città del fumetto con incontri, dibattito, mostra mercato del fumetto e dell'editoria illustrata, laboratori di fumetto e illustrazione per bambini e ragazzi. Siamo a questa inaugurazione che per la nostra città è una novità. In questa estate abbiamo fatto molte novità e molte prime edizioni, quindi è una prospettiva che ci diamo per il futuro e che è sempre rivolta a dare la massima offerta possibile ai visitatori della nostra città, che sono molto numerosi e crescenti, e quindi possiamo in questo modo soddisfare tutte le esigenze e i gusti di turisti che vengono a Recanati. Sì, siamo veramente molto molto felici di inaugurare questa mostra, perché è la prima che si fa qui a Recanati proprio sul fumetto a Villa Colloredo Mels, e vogliamo continuare su questa scia perché vogliamo puntare sull'arte contemporanea in tutte le sue forme, appunto come quella del fumetto, che possa in questo modo anche attrarre le nuove generazioni, così tanti ragazzi e tante ragazze possono avvicinarsi non solo al fumetto ma anche a questa forma d'arte. Così come infatti alla nostra biblioteca e mediateca comunale andremo ad organizzare anche dei corsi di fumetto, appunto per chi vorrà, per i giovani che vorranno avvicinarsi a quest'arte. Queste 3 giornate non ci sarà solo la mostra, ma ci saranno anche incontri con personaggi e fumettisti di livello nazionale, e quindi siete tutti invitati a visitarla e venire a Recanati per vedere non solo quindi Leopardi e Beniamino Gigli, ma anche l'arte contemporanea del fumetto. Siamo felici di ospitare a Villa Colloredo Mels le tavole di Sudario Brando, questo fumettista veramente molto bravo ma anche molto innovativo, perché ha queste strisce che lui fa dove mescola un po' anche il metalinguaggio sia dell'italiano che il dialetto. Quindi ha la capacità oltretutto come fumettista non solo di essere autore dei disegni ma anche proprio dei testi, e questo fa capire quanto sia un fumettista completo e a livello di fama nazionale ma anche internazionale. Quindi veramente è una bellissima mostra. All'inaugurazione ha fatto seguito nella sala conferenze un incontro con il fumettista sul tema Bracci di Ferra e Maschere Fuggiasche, durante il quale l'autore ha presentato il suo ultimo lavoro, Classico contro Moderno, come raccontare i classici del fumetto nel nostro caotico contemporaneo. La mostra in questione contiene i miei ultimi lavori, in particolare proprio l'ultimo, che è Bracci di Ferra, un omaggio molto sentito a Braccio di Ferro e al suo, diciamo, autore e creatore, che è Seagal. La mostra si compone di tavole che in qualche modo selezionate dal primo capitolo del fumetto, che comunque ancora è in produzione, quindi non è uscito. E qui esposte trovate praticamente le prime 26 tavole comprensive di illustrazioni che comporranno, diciamo, il primo capitolo del fumetto. La mostra continua con altri lavori che ho fatto ultimamente, in particolare illustrazioni e fumetti tratti dalla rivista Fujus, che è stato il mio ultimo lavoro prima di Bracci di Ferra. Diciamo, la particolarità della rivista era questa copertina che poteva essere in qualche modo personalizzata. Quindi chi acquistava la copertina acquistava anche un originale, un disegno originale fatto direttamente sulla copertina. Una delle copertine che ho realizzato proprio in onore a Leopardi, in onore, diciamo, a questa mostra, rappresenta direttamente il viso di Giacomo Leopardi adattato alla copertina che è un po' il simbolo della rivista Fujus.
Per quanto mi riguarda, io scrivo sia disegno e scrivo i testi. La prima cosa che arriva è l'immagine. L'immagine sotto forma anche di storia, quindi di tavola, quindi il testo arriva successivamente come diciamo chiusura della tavola. Prima di tutto cerco comunque di star dietro a quelle che sono comunque le regole del fumetto e poi metto qualcosa di mio, qualcosa che in qualche modo mi faccia riconoscere come autore, quindi uno stile personale adattato a quello che è comunque la regola principale del fumetto, della narrazione a fumetti. La mostra di Sudario Brando sarà visibile fino al prossimo 26 settembre.